anche qui poesia, uccellini, fiori, atmosfera rarefatta. Questo è lo stile dei coreani, dare sempre una storia, un filo conduttore che unisca le manipolazioni. Quindi pratica manipolazioni classiche con un sapore diverso che lo renda unico. Lui utilizza l'idea delle farfalle. Con due carte simula le ali della farfalla, che sembra solo un tema tecnico, in realtà questo lo costringe a far apparire sempre le carte a coppie. Sempre due alla volta, certo. Lui fa una sparizione incredibile, guarda. L'applauso lo sottolinei. Poi ci sarà una riapparizione incredibile. Sempre a coppie. Ti preannuncio un'apparizione straordinaria nel finale e una sparizione a metà delle carte che, guarda, al di là del credibile. Lui sente molto il numero. Nel 2012 il campione di manipolazione fu un coreano che portò l'idea di sofferenza nella magia. Ma ecco perché questa faccia anche, questa tensione. E quindi da allora lo portano tutti. Sì, diciamo che tutti i coreani si sono un po' ispirati a lui. Guarda, eh. Guarda, questo è pura magia, immobile. Questo è straordinario. Con le telecamere puntate. Questo è magico. Ha polverizzato la carta. No, è bravissimo. È una tecnica incredibile. Il finale è sorprendente. È un numero che hanno fatto pochissimi nel mondo. David Copperfield, Rocco Addirittura. E Silano, che è un italo-americano che vinse il campionato del mondo, lui? e anche io che nel 2003 preparavo il campionato del mondo Ma con questo giura? esperimento. Allora Sì. dimmelo, ti chiedo un autografo. Torna la farfalla originale, quella con le due carte gialle. Cos'altro può fare? Non ci arrivo. Guarda. Questa è la creazione della vita. Questo La farfalla vera. è poesia e magia insieme. Ti sei andata, chiaramente, non è che stai ai comandi del No, mare. infatti sono difficilissime da addestrare. Io ho Immagino. tenuto farfalle per un anno nella doccia, giuro. Poi è arrivato l'ufficio di igiene. Poi mi hanno cacciato di casa. Ecco. Grandioso. Richard. Stimulation garantita. Sì, c'è quest'aria un po' drammatica, un po', vero? Ora lo sento sul serio, guarda, si guarda negli occhi. Sì, adesso è emozionato lui. Sa di aver fatto bene. Di essere piaciuto. Ma sai quanti anni di lavoro ci sono E poi dietro è un queste ragazzo, cose? cosa ne va? 24, 25? Giovane, giovane.